Chi è il migliore in cosa tra Motorola G30 e Nothing Phone 1? Quale scegliere in base alle proprie esigenze? Scopriamolo insieme nel confronto diretto. Motorola G30 e Nothing Phone 1 sono due dei mediogamma più belli in commercio. Il primo per lo spessore ridottissimo, le cornici sottili e le forme accattivanti, il secondo per le cornici simmetriche, il bordo laterale in alluminio piatto e il retro trasparente che può piacere o meno, ma che di sicuro è molto particolare e ricercato visto tutto lo studio che c'è dietro. A livello costruttivo sono entrambi ottimi, anche se Phone 1 risulta ancora più curato per via dell'assenza di scalini tra profilo laterale e frontale e per le cornici perfettamente simmetriche. Mentre riguardo le plastiche del Motorola sul profilo laterale back cover, vi dico che sono molto rifinite e che contribuiscono a rendere il telefono così leggero. Peso di appena 155 grammi che insieme al minor spessore e alla minor larghezza fanno sì che il Motorola sia più facile da maneggiare di Phone 1, anche se su entrambi si sente la mancanza di una gesture per rimpicciolire o abbassare l'interfaccia. I display di questi due smartphone li reputo alla pari, entrambi sono molto a filo con il vetro, quindi molto nitidi e ben visibili anche da angolazioni estreme. Così come non ci sono differenze rilevanti da segnalare parlando di luminosità massima, che si assesta all'incirca sullo stesso livello. I sensori di impronte ottici di G30 e Phone 1 sono tra i migliori della fascia media, ma volendo essere davvero pignoli, vi faccio notare che quello del Motorola è addirittura più reattivo visto che riconosce l'impronta anche con un tocco molto breve. G30 e Phone 1 sono dotati entrambi del sistema on chip Qualcomm Snapdragon 778G+, di 8 GB di RAM e di memoria di archiviazione UFS 3.1. E a tal proposito faccio ammenda se in altri video ho parlato di UFS 2.1-2.2 per il Motorola, ma in rete c'è abbastanza confusione a tal proposito. Tuttavia i risultati dei benchmark che ho effettuato parlano chiaro, con velocità di lettura e scrittura che sono sicuramente degne dello standard UFS 3.1. Nell'utilizzo quotidiano questi smartphone si comportano esattamente allo stesso modo, mostrandosi sempre fluidi e reattivi, e non facendo rimpiangere minimamente soluzioni più costose. Merito sia dell'hardware di cui sono dotati, ma anche della scelta di utilizzare Android Stock e di ottimizzarlo a dovere, con i 144Hz del Motorola che si notano e si apprezzano se avete un occhio ben allenato. Tuttavia la differenza con i già ottimi 120Hz del Phone 1 è così minima che per la gran parte delle persone non può rappresentare una discriminante. Anche in fase di gioco le prestazioni sono le medesime. Motorola G30 è dotato di una fotocamera frontale tecnicamente migliore di quella del Phone 1. Mentre al posteriore l'ultra grandangolo e la principale sono estremamente simili sulla carta, con la terza fotocamera del Motorola che sta lì solo per fare numero visto che si tratta di una 2 megapixel per il calcolo della profondità di campo nei ritratti, cosa che fanno benissimo prodotti ben più costosi sprovvisti di tale ottica. Le foto ultra grandangolari di questi due smartphone risultano davvero simili, con quelle di Phone 1 che spesso e volentieri risultano leggermente più dettagliate, ma non è nulla che abbia un peso specifico importante nella valutazione generale.
Anche nelle foto ultrawide assi Rage 30 e Phone 1 se la giocano testa a testa, alternandosi nel fare un po' meglio rispetto all'altro. Gli scatti diurni panoramici delle fotocamere principali si somigliano come quelle ultragrandangolari. Le differenze sono davvero minime, stabilire un vincitore è quasi impossibile, anche se devo dirvi che personalmente trovo leggermente più gradevoli le foto di Phone 1, che esagera meno del Motorola con la maschera di contrasto. Anche nelle macro a questi fiori preferisco le foto di Phone 1 per la maggior naturalezza e il minor contrasto rispetto alle foto di Edge 30. Ma ciò non vuol dire che non possiate preferire gli scatti del Motorola, che sono sicuramente molto validi. In condizioni di luce medio-basse c'è poco da fare, lavora decisamente meglio lo smartphone di Nothing. Nelle foto a sera in presenza di illuminazione artificiale, una via di mezzo tra gli scatti che vi sto mostrando sarebbe stata spesso la migliore interpretazione. Ma dovendo esprimere un giudizio, vi dico che nel complesso fa un po' meglio Phone 1, che risulta spesso più bilanciato. Nei ritratti meglio Phone 1, che cattura più dettagli e risulta leggermente superiore nell'interpretare l'incarnato, anche se sotto questo punto di vista deve migliorare anche lo smartphone di Nothing. Cosa che potete constatare guardando i confronti precedenti contro A52s e Pixel 6a. Sfruttando lo zoom digitale 2x nella gran parte dei casi, la spunta è il Motorola, con Phone 1 che necessita sicuramente di un aggiornamento per migliorare questa tipologia di scatti. Miglioramenti per le foto zoom che sono necessari, seppure in maniera minore, anche su Edge 30. Nei ritratti con la fotocamera frontale Edge 30 risulta un po' più dettagliato nella gran parte dei casi. Tuttavia Phone 1 restituisce un incarnato che seppure non perfetto, è migliore di quello del Motorola. Sia Edge 30 che Phone 1 possono girare al massimo in 4K a 30 fps, senza possibilità di switchare tra le varie ottiche a questa risoluzione. Ed entrambi mostrano dei tremolii e piccoli scatti, con Edge 30 che riesce a mostrare qualche dettaglio in più, a discapito però di colori per nulla naturali nel momento in cui si passano i suoi video dal telefono al PC, motivo per cui preferisco i video di Phone 1, che tra l'altro scattano leggermente meno. Tirando le somme su foto e video, direi che il livello generale è abbastanza simile. Ma nel complesso trovo preferibile Phone 1, che risulta spesso più equilibrato e meno artefatto, e fa molto meglio nelle foto in interna in condizioni di luce medio-basse, con il Motorola che d'altra parte opta per un look delle foto più contrastato, e la spunta, almeno per adesso, nelle foto zoom 2x, che su Phone 1 vanno necessariamente riviste. Parlando di autonomia, entrambi questi smartphone permettono di superare facilmente 6 o 7 ore di schermo nella singola giornata, assestandosi su valori davvero simili. Tuttavia, su una base di ore più estesa, quindi un giorno e mezzo o due, il Motorola dura considerevolmente di più, visto che se non vi è la necessità di caricare durante la notte, in standby consuma meno dell'1%, a differenza del Phone 1, che invece rosicchia anche il 2% l'ora durante la notte. Segno che qualcosa va ottimizzato, e ciò è testimoniato dal fatto che la CPU a riposo ha una temperatura più altalenante del Motorola. Dunque Edge 30, quando si va oltre la giornata, offre un'autonomia migliore nonostante la batteria più piccola, che per forza di cose, più o meno a parità di wattaggio supportato, si ricarica anche più velocemente. Ma se volete più dettagli con esempi di giornate tipo a proposito dell'autonomia di questi due medio di gamma, vi rimando alla riprova di Edge 30 e alla recensione di Phone 1. Mentre, prima di passare al prossimo argomento, vi ricordo che solo il telefono di Nothing supporta ricarica wireless e ricarica wireless inversa, e che solo il Motorola ha degli accessori in confezione, ovvero cover, caricatore e cuffie. Entrambi gli smartphone si basano su Android 12, con patch di giugno sul Motorola e di luglio su Phone 1, che sino ad ora è stato aggiornato molto più spesso di Edge 30. Complice anche la necessità di rifinire meglio certe cosucce che sul Motorola erano già perfette. Discorso sugli aggiornamenti che può giustamente comportare pensieri contrastanti,
perché da un lato abbiamo un'azienda come Motorola che negli ultimi anni ha aggiornato poco, ma lo ha fatto sempre con criterio e grande affidabilità di ogni release, anche se ciò comporta non avere sempre le ultime patch. Mentre d'altro lato abbiamo un'azienda nuova che sta dimostrando grande impegno nel rilasciare aggiornamenti, cosa che lascia ben sperare lato patch di sicurezza, ma che d'altra parte fa pensare anche a parecchie cose da rifinire. Dunque, a proposito del supporto software, non saprei su quale azienda scommettere. Forse su Motorola, che almeno dimostra grande affidabilità da diversi anni. Con Nothing che invece sta mostrando più impegno, ma ha tutto da dimostrare su costanza, frequenza degli aggiornamenti e affidabilità di questi ultimi. Riguardo le interfacce, entrambe si basano su Android Stock, ma quella del Motorola è arricchita da molte più chicche, utility e gesture, a differenza di quella di Nothing che risulta davvero scarna, con la speranza che venga arricchita nel corso del tempo. Ma per più dettagli a tal proposito vi rimando nuovamente ai rispettivi video. Ottima da ambo le parti la ricezione del segnale telefonico e del GPS, mentre la ricezione del segnale telefonico è al top per Edge 30 e nella media per Phone One. Edge 30 che offre anche una qualità in chiamata davvero buona e degli speaker dal suono parecchio corposo nonostante sia uno smartphone sottile. Qualità audio che su Phone One è ok, ma nulla di speciale. A proposito di connettività e sensori, non ci sono differenze di rilievo da segnalare. Motorola Edge 30, nel momento in cui sto registrando, ha uno street price inferiore di circa 100 euro a Nothing Phone One. Dunque per adesso rappresenta la miglior scelta per chi tra i due desidera lo smartphone con il miglior rapporto qualità-prezzo. Motorola che consiglio a prescindere anche a chi vuole maggiori garanzie in fatto di stabilità software e a chi desidera una ricezione e una qualità audio al top in un prodotto estremamente sottile, leggero, scattante, piacevole da utilizzare e ricco di chicche software davvero utili. D'altra parte Phone One dà comunque grande soddisfazione nell'utilizzo quotidiano e strizza l'occhio a coloro che vogliono un prodotto più ricercato dal punto di vista estetico. E inoltre trovo sia leggermente migliore in ambito foto-video e con maggiori margini di miglioramento in questo ambito. È dotato di ricarica wireless e ricarica wireless inversa, offre la possibilità di scegliere un taglio di memoria più ampio e probabilmente sarà aggiornato più spesso e a lungo, anche se sulla frequenza e qualità degli aggiornamenti ribadisco che è ancora tutto da dimostrare. Detto ciò, spero che abbiate apprezzato il mio confronto tra Motorola Edge 30 e Nothing Phone One e vi ricordo come sempre che in descrizione al video vi lascio i link per acquistarli e supportare al contempo il canale, oltre ai link per seguirmi su Telegram e Instagram, piattaforme che utilizzo rispettivamente per segnalarvi le migliori offerte relative al mondo della tecnologia e aggiornarvi sulle attività del canale. Arrivati a questo punto, non mi resta che invitarvi ad esprimere la vostra preferenza nei commenti tra Edge 30 e Phone One, oppure non esitate a farmi qualche domanda se avete dubbi o siete indecisi tra due o più smartphone. Lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale per supportare la crescita della nostra community. E un saluto a tutti da Giuseppe Desario per Mobile Advisor.